Ragazzi, oggi vi racconto sì del mio zaino, ma vi racconto anche della mia esperienza con questo prodotto che mi sta piacendo un sacco e sono veramente super contento di potervi portare questo contenuto sul canale. Quindi mi raccomando, vi voglio belli carichi e tra l'altro mi sento veramente Galeazzi, quindi oggi l'intro. Vedete com'è. Bentornati ragazzi, ancora una volta qui sul canale per un nuovo video e oggi, amici miei, torniamo a parlare di zaini interessanti. E in questo caso vi parlo del mio nuovo zaino tech smart e minimal di casa Piquadro. E avete visto appunto il riferimento a Galeazzi perché io ho scoperto l'esistenza di questo marchio proprio grazie a lui, grazie al suo video che magari vi linko qui sotto se non l'avete ancora visto. Andatelo a vedere perché comunque lui magari vi dice qualcosina in più che magari a me potrebbe, non so, sfuggire. Ma comunque vi dicevo che voglio parlare della mia esperienza con questo prodotto perché lo desideravo da veramente tantissimo e ringrazio ovviamente Piquadro per avermi soddisfatto, per avermi accontentato, per questa collaborazione per me molto importante perché è un prodotto che secondo me è super interessante e che spesso viene anche sottovalutato, soprattutto per chi lo utilizza per lavoro, per viaggiare, eccetera, eccetera. Ma adesso vi faccio capire un pochettino tutto, poi sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video. Allora, ragazzi, partiamo dal fatto che è un dispositivo, è uno zaino, è un accessorio veramente molto molto bello esteticamente, c'è poco da dire, esiste in tante colorazioni che vedrete, potete anche controllare sul sito che vi lascerò sempre in descrizione. In questo caso ho la colorazione, diciamo, grigio, nera e rossa, quindi diciamo un pochettino abbastanza classica, elegante, ma comunque riesce ad adattarsi un pochettino a tutte le tipologie di utilizzo, come anche le sue funzioni che andremo a vedere proprio a breve, ma vi dico che la mia preferita rimane comunque quella grigia e gialla, molto molto bella, e l'ha provata Times Gadget, un mio amico, collega youtuber, magari andate a vedere anche quella colorazione lì perché è molto molto bella. Detto questo, detto comunque che esteticamente è un prodotto assolutamente a cui non si può dire nulla, belle le finiture, belli richiami, anche il marchio Piguado ci sta veramente molto bene, mi piace veramente tantissimo anche questa clippettina magnetica che ci permette di mettere delle cuffie, anche se devo essere sincero, non l'ho mai messo le cuffie qui perché mi dà un po' fastidio, però comunque è molto utile magari anche per far passare il cavo che poi va a caricare il dispositivo. Vi faccio vedere un po' di cose perché qui si possono fare un sacco di cose. Allora, partiamo un attimino adesso con quello che è lo zaino e quello che vi permette di fare. Partiamo da una caratteristica molto interessante per chi come me è uno studente universitario e quindi deve andare, andava, perché adesso non si va più, però comunque andava nel treno e pioveva in inverno. In generale vi voglio parlare di questa taschina qui che non solo ha questi buchetti per far fuoriuscire l'acqua quando andate a mettere l'ombrello dentro, ma è anche impermeabile, quindi siete belli tranquilli. Una delle cose che più volevo su uno zaino per la produttività e per l'università, quindi una bomba. Questa è una caratteristica che mi è piaciuta tanto. Un'altra cosa interessante per chi lo utilizza anche per viaggiare, eccetera, eccetera, è proprio la sua impermeabilità, praticamente quasi completa, perché abbiamo anche, diciamo, un trattamento per quanto riguarda le cerniere, quindi state belli che tranquilli anche sotto questo punto di vista. E un'altra feature interessante per chi viaggia, visto che siamo su questo lato, e questo qui, o meglio, questo cavo d'acciaio, non so, veramente super super resistente, che vi permette di, per esempio, siete in un ristorante oppure non lo so, siete in aeroporto e volete avere un attimino più tranquillità sul posizionamento magari dello zaino per terra e state prendendo un caffè, voi lo girate questo, ci girate questo attorno a un piede del tavolo, della sedia, quello che volete. Lo attaccate qui perché qui c'è un coso con la password che dovete gestire, potete fare anche questo con le cerniere per avere bello tutto protetto, ve ne parlerò a breve, e restare più tranquilli. E c'è un'altra feature che poi andremo a vedere quando entriamo dentro, che vi permette anche di tracciare dov'è, o comunque capire dov'è il vostro prodotto. È eccezionale questo prodotto. Si vede che sono carico? Sì. Andiamo avanti e vi dico che invece da quest'altro lato abbiamo un scomparto o comunque una parte dove potete inserire invece il vostro dispositivo. E in generale mi riferisco al vostro smartphone. Infatti c'è proprio una taschina qui che con il disegnino proprio dello smartphone che potete mettere qui e poi caricare tramite che cosa? Beh, le entrate USB che abbiamo poi qui all'interno. Molto molto protetta, interessante. Qui di solito ci vado anche a mettere perché
vi voglio far vedere anche che cosa porto con me, la fotocamera portatile, quindi mi riferisco all'LX15, una compattina sempre utile che porto sempre con me quando ho questo zaino, perché la metto qui, sono bello tranquillo, posso metterlo dappertutto perché c'è un sacco di spazio, ma comunque qui trovo il posizionamento veramente super comodo, veramente funziona bene, quindi nel caso se volete darci un'occhiata, dateci un'occhiata perché costa anche poco su Amazon, quindi veramente top, 4K, una bomba. E vi dicevo che qui veramente è super interessante perché possiamo caricare e gestire tutto e quindi top. Abbiamo poi un'ulteriore cerniera messa qui e va benissimo, veramente questa è una cosa che funziona molto bene. Un'altra caratteristica interessante o comunque utile è che qui abbiamo una bella zip con un'altra entrata dove di solito vado a mettere le mie AirPods, perché le porto sempre con me, sono sempre utili anche quando sono in macchina, metto sempre, comunque quando porto questo zaino devo andare in macchina, metto sempre le AirPods se devo effettuare una chiamata, anche quando sono in giro sono sempre comode, ragazzi, le AirPods sono comode e comode. Mentre abbiamo poi da questa parte un'ulteriore apertura dove invece abbiamo altro spazio dove posso mettere i miei power bank. Di solito porto con me questo Nitron Smart con ricarica wireless, voglio dire con ricarica rapida, è un 10.000 mAh top, ormai sono super affezionato a questo prodotto, lo utilizzo da tanto e ve lo consiglio. Dove abbiamo poi queste qui che sono le entrate USB e micro USB per poi far diciamo funzionare le entrate USB che abbiamo per la ricarica del nostro dispositivo qui nel fianco, quindi agganciate qui il power bank con il cavo e caricate tutto bello tranquillo. E poi qui ho anche, grazie sempre a P-Quadro, un altro power bank di casa P-Quadro, super super bello esteticamente, ragazzi, è una sciccheria, veramente super sottile, bello, a me piacciono questi prodotti belli, diciamo, per quanto riguarda il design, curati e ricercati, quindi apprezzo tantissimo. C'è ancora la micro USB, P-Quadro, mi raccomando, con i prossimi dispositivi facciamoli USB-C, però veramente top. Non è un dispositivo con ricarica super rapida, però comunque sappiate che lo utilizzo tanto anche per caricare le batterie della fotocamera, quindi ottimo. E 5000 mAh, ci può stare. Andando avanti, andiamo con una penna e poi ho spazio per mettere qualsiasi altra cosa, cioè veramente di tutto, ragazzi, qui abbiamo un sacco di taschine e questa è una delle caratteristiche più importanti. E poi porto sempre con me anche l'agendina, che sarebbe poi il mio bullet journal. C'è veramente tanto spazio, ma vi ripeto, è uno zaino minimal perché di solito, o comunque tutti i giorni, non è che porto tutta l'attrezzatura con me, porto quello che mi serve e quindi quello che mi serve è quello che state vedendo. Andando avanti poi abbiamo altre due cerniere importanti. Questa qui è quella lì che ci porta allo scomparto, alla parte principale, dove metto di solito il cavalletto che adesso sta sotto la fotocamera, quindi non posso mostrarvelo. E poi metto due prodotti importantissimi. Partiamo da questo qui, e c'è un sacco di spazio qua, ragazzi. Di solito ci metto anche, o comunque quando ho bisogno della A6400, ci metto la borsettina Manfrotto dentro, che ci va tranquillamente. E ci metto la 6400, così è un attimino più protetta, perché comunque non è uno zaino fotografico, quindi devo un attimino adattarmi anche in questo senso. In generale, vi stavo dicendo poi che ci vado a mettere questo qui, che è la pochettina, non lo so, la borsettina di casa Tool, dove vado poi ad inserire hub USB-C, cavi che adesso non vedete qui perché li sto usando, e poi gli SSD, hard disk e cose interessanti che comunque mi permettono di essere un attimino più così ordinati qui dentro. L'ho utilizzato da tanto e sono particolarmente affezionato a questo prodotto perché funziona molto bene. Vi lascerò comunque tutto in descrizione. E poi porto queste qui che sono super utili in università, sono super utili in mobilità, quando devo lavorare in mobilità con il mio MacBook, e sono in generale delle cuffie di casa Bose, le QC35-2. Spettacolari, ragazzi, ne abbiamo parlato in live su Instagram, vi sono piaciute, alcuni di voi addirittura le hanno comprate, top, sono contento che abbiate acquistato anche voi queste cuffie. Alcuni invece hanno acquistato le CX700, le QC700, non mi ricordo, comunque il modello successivo, quello touch, interessante. Ma stavo quasi per dimenticare di parlarvi di una cosa, o meglio, qui nascosto, e qui vi faccio vedere, mi avvicino in questo caso, vedete, bello nascosto, è difficilissimo da trovare, infatti ci ho messo un po' di tempo, credevo che addirittura non mi avessero dato questo coso, e ci stavo rimanendo veramente male, e vi parlo in generale, è pure difficile da togliere da qua dentro, del gadgettino che vi permette di tracciare, grazie all'applicazione, dove si trova il vostro zaino. È una bomba, ragazzi, per quanto riguarda la sicurezza è veramente eccezionale, guardate, è veramente piccolissimo, si connette al dispositivo tramite Bluetooth eccetera eccetera, funziona veramente molto bene, non vi darà problemi, ma è comunque utilissimo per rimanere tranquilli e sapere sempre dov'è il dispositivo, vi darà o comunque metterà un suono
sul vostro dispositivo nel momento in cui vi allontanate un pochettino, quindi veramente top. Non voglio andare troppo nel dettaglio perché altrimenti questo video durerebbe un'infinità, ma sappiate che con questa feature, con questo cavo che vi permette di attaccarlo dove volete, con la password qui che vi permette di fermare il movimento delle cerniere, di non aprire lo zaino, eccetera, eccetera, questo è uno degli zaini più sicuri che abbia mai provato. E questa cosa mi fa impazzire, soprattutto per chi, come me, ha queste fisse che proprio non riesce a stare tranquillo, soprattutto in treno. Non riesco a stare tranquillo. Questo mi permette di stare leggermente più tranquillo. Andando avanti però, abbiamo poi un'altra tasca ancora, che è quella dedicata ai laptop e agli iPad e a tutto quello che volete, perché anche qui c'è un sacco di spazio. Si apre in questo modo, possiamo aprirla ancora di più, adesso non lo faccio, però vedete che è veramente super super spaziosa e mi piace tanto questo rosso interno. In questo periodo natalizio ci sta ancora di più, cioè siamo quasi verso il periodo natalizio, però ci sta ancora di più, ma proprio il rosso, veramente molto molto bello. Addirittura non ho ancora tolto le pellicoline qui, perché mi piace veramente tantissimo questo zaino, è una bomba. E che cosa dire? Più, beh, abbiamo un'altra cerniera qui dove potete mettere qualsiasi cosa, io di solito ci metto le batterie della fotocamera, ma su tutto vado a mettere, quando sono in giro tutti i giorni, questo qui, quindi la cover, perché sono pazzo e devo sempre proteggerlo il doppio, anche se questa borsa lo protegge abbastanza, il mio iPad Pro, prodotto eccezionale che porto sempre, sempre, sempre con me. Quando vado in negozio da telefonia Granata, quando vado da qualsiasi parte, porto sempre l'iPad, perché mi è comodo, ragazzi, mi permette di tenere sempre tutto sotto controllo, se devo modificare una foto lo faccio con lui, bello preciso, con l'Apple Pencil, eccetera, eccetera, quindi utilizzo lui e preferisco portare lui anziché un MacBook Pro perché è più leggero e poi ci faccio tutto, ragazzi. Adesso anche a fini di foto, a fini di design, è veramente una bomba, una sciccheria, il mio iPaduccio è una bomba. Vi dicevo che comunque è bello soffice, duro, in generale, protegge bene un laptop. C'entra sia un laptop 15 che quello da 13, naturalmente, vi dicevo anche forse quello da 16, non l'ho provato, io comunque utilizzo un MacBook Air 13 e ci entra tranquillamente, bello tranquillo, quindi top, eccezionale. Poi poco da dire, ragazzi, abbiamo un sacco di spazio. Altre feature interessanti di questo zaino, beh, possiamo dire sicuramente qui, possiamo vedere sicuramente qui, un'entrata per mettere una scheda, forse un po' scomoda, perché quando lo mettiamo, questa parte qui si piega, quindi dovete stare un pochettino attenti che non si piega poi la scheda all'interno, però comunque è utile come caratteristica, potete metterci qualcosina, a volte io ci mettevo qualche centesimo o qualcosa, quindi pensate un pochettino. Mentre ero in giro mettevo tutto di qua e andavo bello tranquillo. Un'altra cosa poi bella è che potete metterlo qui in valigia, la mano che esce un po' particolare, e poi abbiamo un'ulteriore entrata che poi va sullo schienale, e molto utile se volete nascondere qualcosino, comunque avere qualcosa lì, tipo soldi, portafogli, non lo so, quello che volete. E arrivato a questo punto io penso che vi ho detto praticamente tutto. È uno zaino che, a differenza degli altri, resta in piedi praticamente dappertutto, è fatto molto bene, è comodo, il tessuto veramente permette anche di respirare abbastanza quando lo tenete, quindi non sudate particolarmente. Certo, adesso non è il periodo proprio perfetto per provare questa caratteristica, ma fidatevi di me. E nulla, è una bomba, lo amo e sarà il mio zaino per quanto riguarda un attimino l'università, per quanto riguarda anche le sezioni o comunque viaggi leggermente più interessanti, o comunque anche quando devo avere più cose con me, e a volte anche per tutti i giorni, perché comunque mi risulta abbastanza comodo. L'ho utilizzato anche per andare a fare la spesa, l'ho utilizzato per qualsiasi cosa, ragazzi, è comodissimo, è una bomba, costa, perché costa. Ma allo stesso tempo alcuni di voi, quelli che mi seguono su Instagram, mi hanno detto che comunque hanno provato un dispositivo del genere e ce l'hanno ancora, perché è veramente super resistente. Vi ripeto, costa abbastanza, il power bank non esce in confezione, quindi dovete tenere conto questa cosa. Ma nulla, ragazzi, arrivato a questo punto vi ho detto praticamente tutto, era una chiacchierata, era un video così leggero, ma volevo portarvi questo contenuto perché vado particolarmente fiero di questo prodotto. E ringrazio ovviamente ancora una volta Piguadro, ringrazio voi per il supporto, fatemi sapere che cosa ne pensate, e se volete altri video su zaini tech, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, magari realizziamo in base ai budget, economico, medio e super professionale, eh? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, ci vediamo, vi ringrazio e buona giornata, amici.